l'unico Dio fa tutto, crea, santifica, salva, però lo fa per mezzo di una delle tre persone divine. Così chi crea è il Padre. Dio Padre è il creatore dell'universo, di tutte le cose visibili e invisibili. La creazione non è frutto del caso o della necessità, è un'opera che proviene dall'amore di Dio e dal suo potere. Dio crea perché ama l'essere umano ancor prima di averlo creato, così come un padre ama già suo figlio perfino ancor prima di essere concepito. Lo concepisce perché lo ama. Allo stesso tempo, una volta venuto al mondo, lo ama ancor di più perché è suo figlio. Allo stesso modo Dio ci crea perché ci aveva amati prima di crearci, però una volta creati ci ama perché siamo le sue creature, creati a sua immagine e somiglianza. Quindi il proposito di questa settimana è ringraziare Dio per tutta la creazione, la natura, la vita, l'uomo. Dobbiamo mostrargli questo ringraziamento prendendoci cura delle cose create e soprattutto delle persone create da Dio. Non dobbiamo rovinare il mondo con un consumo eccessivo e dobbiamo prenderci cura delle cose pubbliche, senza distruggerle o contaminarle, per amore di Dio.